Amici di Bracimi ancora, oggi video diverso. Ma d'altronde questa quarantena coatta, questo domicilio coatto sta obbligando un po' tutti quelli che pubblicano contenuti online, soprattutto chi fa video, a pubblicare contenuti diversi, contenuti insoliti. Ci stiamo barcamenando, c'è chi ci riesce meglio, c'è chi ci riesce peggio. Io ho intercettato, ragazzi, una storia simpatica e siccome mi accompagnate, mi fate compagnia, seppur virtualmente, nel mio lungo viaggio da nord a sud alla ricerca di ogni sapore carnivoro, ho deciso di coinvolgervi anche in quest'altra avventura carnivora che non mi riguarda personalmente, ma ha come protagonista una chef che Bracimi ancora conosce bene, Paola Marsella. È una chef premiata perché Bracimi ancora l'ha premiata nel 2019 come miglior grill chef d'Italia e che, come tanti chef, è ferma perché il ristorante dove lavora ha chiuso. Però Paola non si è persa d'animo, si è rimboccata le maniche ed è andata a dare una mano alla macelleria di famiglia. Ha iniziato così a fare le consegne. A me questa storia dello chef pluripremiato, pluriosannato, lo chef che quando vai nella sua steakhouse ti ci fa il selfie perché ha acquistato un po' di notorietà, come giusto che sia, grazie al sudore della sua fronte, che uno chef del genere decida di rimboccarsi le maniche, prendere la borsa frigo ed andare a consegnare la carne ai clienti della macelleria della mamma, mi è piaciuta particolarmente perché denota, insomma, qual è lo spirito che secondo me bisogna avere in questi giorni. Allora le ho detto: Paola, scusami, in una mano la borsa frigo, le borse refrigerate con le quali porti la carne ai tuoi clienti, nell'altra però impugna lo smartphone, facci qualche video, dacci l'opportunità di trascorrere qualche minuto in tua compagnia. E così ha fatto. Allora, io volevo dedicare questo video a tutti coloro, chef, fattorini, macellai, ma anche chi ha una salumeria, a tutti coloro che ci ai fornai, a tutti coloro che la mattina attraversano le strade deserte delle nostre città, dei nostri paesi, per portarci la spesa a casa. Stanno facendo un servizio molto molto utile e volevo con questo video di Paola ringraziarli. Allora, andiamo con Paola a consegnare la carne ai suoi clienti. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Allora, Ciao! eccomi qua, mi sono appena svegliata e si vede oggi dopo ben 60, no, 60 no, 50 giorni. Sarà una giornata nuova per me perché, come tutti sapete, io fino a 50 giorni fa ero a servizio dei miei clienti in quanto faccio la chef. E mattina e sera pronta a cucinare per loro delle prelibatezze. Quest'anno è cambiato tutto, questo Covid ci ha cambiato la vita e pertanto noi abbiamo una macelleria di famiglia, la macelleria Marsella. E oggi sono stata tutta la settimana a aiutare mia madre sia con le prenotazioni per fare i pacchi per Pasqua e a fare quello che potevo. Poi i miei clienti sono venuti anche a trovarmi e questa mattina mi metterò su strada e farò le consegne. Ovviamente ho tutte le autocertificazioni, le messe in sicurezza, di tutto quello che bisogna avere in questo periodo. Devo dirvi che sono anche abbastanza emozionata perché prendere la macchina e farsi in tutto farò una quarantina di chilometri perché consegnerò al Cassino e in vari comuni qui attorno, però noi ci spingiamo più di tanto. E sono scesa di casa, adesso andrò in negozio. Mi prenderò tutti i pacchi, verrà montato un frigo da macchina dietro la mia 500. Vi faccio vedere qui che cosa c'ho. Allora, non so se si vede, qui c'è la mochina, il certificato. Io adesso andrò a disinfestare, diciamo, a sterilizzare il mio portabagagli che come vedete è vuoto, pulito e perfetto, però ci spruzzerò la mochina. Già è stato fatto per quanto riguarda il frigorifero. Andrò a fare queste quattro consegne. Adesso andrò a mettere benzina, che la macchina non la prendo da 50 giorni. Eccomi qua, ci siamo, siamo pronti. Già mi ha chiamato una signora preoccupata che dice se arrivavo o non arrivavo. Ho detto: signora, non ti preoccupare, sto arrivando. C'hanno pure che non gli arriva la roba, devono preparare le lasagne, le cose. Ecco qui i pacchi, cioè la varia carne imbustata, metto anche sottovuoto. Qui c'è un po' di tutto quello che devo andare a consegnare. Ci mancano ancora da fare
3 kg di carne macinata, ecco qui, qui ci sono varie cose, e poi parto, metto tutto nelle borse frigo e si va. Finalmente si parte, la macchina è carica, allora ho diviso le consegne, quindi ognuno avrà la sua borsa frigo, perché poi scendo dalla macchina a distanza, consegno, riapro, gli do la busta, tutto quanto pronto nella macchinina, ecco qui, sono pronta per partire, il certificato è pronto e niente, vado in missione, sono emozionata. Allora, eccomi arrivata, sono in pieno centro Cassino, adesso citofoniamo, ecco il pacco e citofono, aspettiamo che non so, li faccio scendere casomai. Quindi il primo pacco è arrivato a destinazione al centro di Cassino, ciao. Allora, terza consegna, qua il pacco è più grande, questo, e questi sono dei miei amici che hanno un negozio che è tra quelli che possono stare aperti in questo periodo, andiamo, è un'ottica, quindi loro possono stare aperti, perché per chi ha problemi servono anche questi servizi. Quindi siamo ancora nel centro di Cassino, fatta questa terza consegna, andrò. Oddio, queste mascherine hanno una loro vita a se stessi, praticamente si muovono, fanno, ci dobbiamo abituare, però ecco qua, sono andata davanti l'ottica e dopo si espatria, si va fuori Cassino, quindi ci sarà bisogno del certificato già compilato. Vi saluto, adesso vado a fare la consegna, ciao. Eccomi qua, mamma mia, mi tolgo, basta la mascherina, perché sono nelle campagne di Vignataro, qua fa caldissimo, ci saranno 30 gradi, mi sono messa a maniche corte. È stata bellissima quest'ultima consegna, perché l'ho fatta a dei clienti che sono clienti del nostro negozio da 45 anni, a me mi hanno visto praticamente crescere e mi hanno anche emozionato, perché la signora è venuta con la mascherina e i guanti e gli ho consegnato la carne, ho preso un sacco di carne per fortuna, e mi hanno regalato questo che è la pigna, è un tipico dolce di queste nostre zone. E quindi me l'hanno regalata di cuore e mi hanno anche detto che questo sabato di Pasqua in questa zona qua nessuno fa le consegne, perché stanno subito impegnati, quindi io sono stata anche, fatto un servizio in più in questa giornata e adesso mi ritiro. Ho fatto questa giornata, ho preso anche un po' di sole, un po' di ossigeno, è bellissimo, sono emozionata. In questi periodi si capiscono come le piccole cose, si dà peso a queste cose, la vita è bella, non c'è bisogno di tanti contorni, basta una bella giornata così, un po' di affetto dalla gente che ti vuole bene e tutto ti splende. Oggi sono positiva, vi saluto, bacetto così, ciao. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io ne ho altri in programma, mi vorrei organizzare e fare altri video dove però cucino della carne buona, ve la spiego, ve la racconto, vi faccio vedere un po' di prodotti e datemi qualche suggerimento, ditemi se volete qualcosa in particolare. Tra l'altro poi vorrò fare un video, anche lo sto studiando in questi giorni, sulla frullatura, sul motivo per il quale in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto alla cultura anglofona per quanto riguarda la frullatura, e poi vorrò fare un video sui miei hamburger, perché mi avete chiesto tantissime informazioni, quindi un video lo dedicheremo ai nostri hamburger. Come al solito ragazzi, un abbraccio, è spuntata una giovane fan di Braciami Ancora, è arrivato anche un altro giovane fan di Braciami Ancora, no, dove ne viene, vaffatele. Ciao amici, Braciami Ancora, a presto, alla prossima, che l'abbraccio sia quello, vaffatele. Maledetti, maledetti.